So che è allergico alla parola rimpasto, però fastidio. Rimpasto? Chi? Ah no, poi? A me pare che il Presidente del Consiglio cerchi delle giustificazioni per arrivare al voto, a un voto anticipato. Guardate, io lo dico con meno... Non ho l'eleganza di Cuperlo o la diplomazia di Dattore. Lo dico con grande chiarezza, Matteo. È inaccettabile la delegittimazione morale e politica che ogni volta fai in queste sedi di chi ha posizioni diverse dalle tue. Non sto in Parlamento per frenare, per boicottare, per gufare, per far fallire le riforme. Se vuoi andare a elezioni, dillo chiaramente, assumiti la tua responsabilità e smettila di scaricare la responsabilità sulle spalle di altri. Io non credo, Stefano, che qui ci siano delle caricature. E non credo che sia una caricatura quando vengo definito la Margaret Thatcher di Noantri, o quando mi viene detto che il Jobs Act è una legge fascista, o quando mi viene detto che il nostro è il partito che ha la linea economica della Troica. Ieri al circolo PD di Centocelle, in un'assemblea pubblica, ho con sofferenza lasciato il Partito Democratico. L'ho fatto ieri in un circolo della periferia romana perché là stanno le mie radici.